fondatore di Meridonare, è una start-up innovativa con una vocazione specifica, una vocazione culturale e sociale. In particolare, di cosa si occupa? Si occupa di gestire una piattaforma di crowdfunding, che è una piattaforma di raccolta fondi, quindi una piattaforma nella quale associazioni e gruppi che realizzano iniziative positive per la città, soprattutto nel campo sociale, possono. Perché in questo momento stiamo vedendo proprio la home page della piattaforma e vediamo un numero, 449.000 euro. Che cosa sono? Sono i soldi raccolti nei sei mesi da quando ho iniziato a vivere questa piattaforma, donazioni che sono venute per i progetti che sono in piattaforma. Progetti che sono soprattutto collegati al patrimonio culturale del Mezzogiorno e attività sociali importantissime. Sì, sono progetti sociali nell'area della disabilità, come nell'area delle carceri, della situazione appunto delle carceri italiane, come nell'area dell'educazione dei bambini. E poi abbiamo detto prima dei progetti tipo la Casa di Matteo, davvero molto interessante. La Casa di Matteo è un bel progetto di un'associazione che si propone di costruire una casa, uno spazio di vita quotidiana per persone, per bambini e ragazzi che hanno problemi di disabilità. Oppure ragazzi autistici, davvero molto interessante. Ci sono chiunque vuole può andare sul sito www.meridonare.it, scegliere il progetto che ritiene più importante, più interessante e contribuire secondo le formule che preferisce. Esatto, è possibile anche in modo facile e con i tanti modi che oggi la tecnologia mette a disposizione donare per il progetto che si predilige e rafforzare in questa città nel Mezzogiorno tutto quello che in fondo di positivo c'è e che tante volte non riusciamo a vedere. Vediamo con Gomorra, non vediamo le tante iniziative che in città ci sono per risollevare questa città, per dare più energia alle persone che domani un appuntamento importantissimo, perché che cosa viene domani? Fondazioni porte aperte, cioè il momento in cui noi ogni sei mesi diamo la possibilità ai gruppi che hanno progetti in piattaforma di presentarli alla cittadinanza. E in fondazione quindi un appuntamento in cui facciamo conoscere tutti i progetti che sono in piattaforma. Noi ringraziamo Marco Musella per essere stato con noi, andiamo avanti con lo sport, il calcio.